bras. Didn't even get some bras. Buona domenica a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con il 41esimo episodio delle Top 5 Plays of the Week. Sono agitatissimo perché domani andrò a prendere la versione Day Zero di Advanced Warfare e si inizierà subito cattivissimi. Ma iniziamo al quinto posto, troviamo HP Z Shadow che sta giocando con un M8A1 su standoff in Lega, e voglio precisare che è Lega. Appunto, ne shotta subito due, di cui uno è entrato in jump shot, ne turna uno abbastanza in modo molto molto figo e chiude la clip appunto tenendo la postazione con la B23R, uccidendo anche l'ultimo che prova ancora con il jump shot, ma per la seconda volta viene freddato. Al quarto posto troviamo invece adesso Storm Pero che fa un trick shot bellissimo su Express, concludendo con una cross the map di Tomahawk, davvero davvero molto carino. Ultimamente mi stanno arrivando molte di queste clip, sto cercando di accettarne il più possibile e appunto metterne tipo due a top perché mi piacciono davvero tanto. Al terzo posto troviamo Freestyle che fa un quickscope di DSR, fa un piccolo fail, ne uccide un altro, ne ha già fatti tre, esce da questa, fa il quarto, quinto e sesto collateral per la 6-man. Per la 6 man, di cui 4 on screen. Clip davvero molto bella, soprattutto per la collateral finale, che nonostante abbia avuto un po' di fortuna, è davvero molto molto bella. Quindi complimenti Freestyle, terzo posto più che meritato. Passiamo ora al secondo posto, dove troviamo una nostra vecchissima conoscenza, che appunto finiva molto spesso nelle top, HP Shox, che fa un ladder stall davvero splendido e conclude così con la Tomahawk. Ecco appunto la seconda clip di Tomahawk di cui vi parlavo. Mi è piaciuta perché è in ladder stall e poi... soprattutto è su The Tour, una mappa che comunque non mi mandate quasi mai nelle clip. Ho davvero poche clip su questa mappa e quindi ho deciso in qualche modo di premiarla. Quindi complimenti Shox, clip davvero davvero molto bella. E anche per te il secondo posto è più che meritato. Intanto qua vediamo, ci fa vedere anche la visuale morte del nemico. Davvero una clip più che meritabile del secondo posto. Più che merita, vabbè, grammatica mia portami via. Al primo posto troviamo una clip fantastica di Dark Infernal 00. Fa un headshot con il ballista, esce appunto nello spawn di Nuketown, fa un secondo headshot, un fail, e adesso fa il terzo headshot e la quad headshot. Oh mio Dio, guardate cosa ha fatto, quad headshot, e voi direte ma che clip è. Fa il quinto headshot, annulla la ricarica, triple headshot, one bullet. Oh mio Dio ragazzi, guardiamo qua cosa non ci ha fatto. Ne ha già uccisi 5 in headshot e poi conclude la 8 man headshot feed, di cui 5 on screen, con il suo ballista. Poi con la tripla headshot one bullet, ve la faccio vedere anche più di una volta, però capito, una triple headshot one bullet è davvero qualcosa di illegale. Bellissima clip di Dark Infernal 00, che si merita davvero questa posizione e meriterebbe la vittoria anche di tutte le altre top, perché ha davvero fatto una cosa a mio parere mai vista. Quindi ragazzi, qua la clip è giunta al termine, la top e la clip sono giunte al termine. Spero che vi siano piaciute, restate sintonizzati sul canale. Da domani non avremo più il video di martedì, giovedì e venerdì, avremo video un po' diciamo quando capita. Proverò a farne il più possibile di Advanced Warfare, perché appunto tenere uno schema in questi casi non è buono, soprattutto all'uscita del gioco, dove magari si vuole rompere qualche record e magari dover aspettare un giorno per caricare il video potrebbe non essere molto conveniente. Quindi sì, i video arriveranno quando mi capiterà, comunque ne farò davvero tantissimi di Advanced Warfare, quindi state pronti sul canale, state sintonizzati, che davvero avrò qualcosa di cui stupirvi. Quindi ragazzi, il video è finito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento se ancora non lo siete, iscrivetevi al mio canale. Per oggi da Medino è tutto e bella!